Francesco Monte, altra accusa, pronto a vomitare veleno? La replica dell'ex tronista. Francesco Monte, altra accusa, pronto a vomitare ancora veleno? La risposta dell'ex tronista. Si è scritto e si è detto di tutto sul triangolo amoroso tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sull'ex tronista di Uomini e Donne e sul suo atteggiamento dopo la fine della love story con l'Argentina, l'opinione pubblica si è divisa, chi ha elogiato il garbo e la raffinatezza del pugliese, la maggior parte, e chi lo ha criticato, vedendo nei suoi comportamenti poca autenticità. Tra questi, tra l'altro, figura la sua ex Teresanna Pugliese. Tuttavia Francesco, spesso e volentieri, alle critiche risponde con una scrollata di spalle, non curandosi troppo delle male lingue. Non stavolta però, sotto il suo profilo Instagram è arrivata una forte accusa a cui ha voluto replicare, spiegando un paio di cosette sulla questione. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Monte e le ospitate da Barbara D'Urso, la verità di Francesco. Hai già messo il vestito della domenica per andare a vomitare ancora veleno da Carmeluzza? Il commento è stato recapitato sotto il profilo Instagram di Monte. Alla suddetta frase ne sono seguite altre due, con lo stesso tono e lo stesso succo. Francesco, che di solito lascia correre le critiche, facendole finire autonomamente su un binario morto, stavolta ha voluto rispondere e fare chiarezza, ma voi parlate anche quando non vado da nessuna parte? Fino a prova contraria altra gente parla di me ed esprime giudizi su di me e non io. L'ex tronista cerca dunque di smarcarsi dalle polemiche e di stemperare i toni, che in queste settimane si sono spesso accesi e a tratti sono diventati incandescenti. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, la situazione attuale, ultime news sull'ex coppia. In molti erano curiosi di vedere che cosa sarebbe accaduto una volta che Monte e Cecilia si sarebbero trovati faccia a faccia, dopo che la sorella di Belen si è tuffata nelle braccia di Moser nella casa del grande fratello VIP, piantando in asso il modello. L'incontro di chiarimento tanto atteso è avvenuto a porte chiuse e, da quanto riportato dalla Rodriguez, è stato proficuo, educato e garbato, senza scenate di genere. Anzi, la sudamericana ha narrato di aver visto un Monte piuttosto sereno e tranquillo. Dunque, i due, nonostante le traversie sentimentali, pare che non abbiano alcuna intenzione di farsi la guerra, ognuno per la sua strada, senza ulteriori strascichi.